Si può stare tranquillo, oh, in un posto come questo. Capito. Ci mancherebbe altro. Da un momento all'altro si apre quella porta, arriva l'infermiera e ti porta la sentenza. E non ti può salvare neanche Perry Mason. No. Quelle sono sentenze. Sì. O sì o no. O positivo o negativo. Il dilemma è bicornuto. Lei com'è? Cornuto. Che mi fa dire? Non lo so. Che c'entro io, scusi. Abbiamo, sì, io non la conosco. Vabbè. Io l'ho lanciata così. Sì, mi dà la parola. E mi perdoni, sono nervoso, glielo dico. Lo vedo. Stia calmo. Sì, sto calmo. Ma scusi, per non sapere gli affari suoi. Prego, dica. Mi dispiace? No, dica. Cara, a volte. No. Una mano lava l'altra. Sì. Cosa? Lei sta qui per conto proprio o per conto di terzi? No, non per conto mio. Sono qui per... Perché c'ha una brutta faccia? Sì, ma sarà forse l'emozione brutto. Dell'attesa, ma non è per me. Sono qui per mia moglie. No! Sì. Oh, che notizia che mi ha dato! Oh, quando mi dispiace. Immagini a me. Oh, una bella donna di quella fatta, alta, prosperosa. Così, insomma, bella, bionda, no? No, bruna. Bruna, appunto, dico bruna. Bruna. Donna bruna. Bruna. Ma guarda un po'. Ma lei la conosce? Chi? Mia moglie. No. Dice alta. Lei lo dicevo così per incoraggiarla. Ah, quindi... incoraggiarla. Sì, tenerla su. Ha bisogno di essere tenuta su. Sì, la ringrazio. Giù. Sì, abbastanza. Sì. Per la verità mia moglie poi non è affatto alta. No, è bassina. È piuttosto. Sì. Sono confuso, ho detto alta. No, e neanche prosperosa. No, magrolina. Mingherlina, sì, mingherlina. Sai, è distratta anch'io oggi. E se vogliamo dire la verità, non è neanche bella. È racchia. No, che fracchia, che scusi, come si permette? L'ha detto lei, racchia, che ne so? No, non l'ho detto io, l'ha detto lei. Ma no, io ho azzardato, dire racchia, no, è racchia invece. Non, ma sì. L'ha detto lei che è racchia, non io, caro signore. Faccia la cortesia, non si permette. No, io non conosco, né lei a sua moglie, ha capito? E neanche io. Non insista. A lei, non mi tocchi, per cortesia, perché sono nervoso. Nervoso e non voglio essere toccato. Meno male. Lei stia a posto su, io sto a posto lì. E parliamo da galantuomini. A galantuomo. Io sono un galantuomo. Io che ne so. Come che ne so? Io sono un galantuomo. Meno male. Oh. Bene per lei. E allora? E anch'io lo sono. E che c'ha suo moglie? Mia moglie è... No. Aspetta. Che c'è? C'è qualcuno? Non lo so. Chi cerca? No, insomma è una cosa intima. Sì. Mia moglie... Ho capito. Le mogli... Ha capito, scusi, non le ho detto nulla. Ma io, sai, intuisco. Mia moglie ha... Un affare così. Un cocomero? No, non è il cocomero, diciamo... Mezzo cocomero? Neanche. Un quarto di cocomero, una parte di cocomero, si può sapere. Ma lei si è fissato col cocomero? Ma scusa, vuole far così, sotto il braccio si porta il cocomero. Ma che c'entra? Dicevo per... Sì, per far vedere la grandezza. Che cocomero? Leviamo questo cocomero di mezzo. E mettiamoci una cocuzza. Mettiamoci una cocuzza. Sì, adesso mia moglie va in giro con la cocuzza. E che ne so, ma come che ne so? Se qualche volta è andata in giro con la cocuzza, lo viene a dire a lei. Ma non c'è. Ma mi faccia il piacere, scusi. Ma me lo faccia lei, non mi tocchi neanche a me, capito? Oh, io sto parlando di... Sì, vabbè, l'ho pregato di star fermo, scusi tanto. Non mi posso sentire toccare, sono nervoso. Che ne devo fare? Sono nervoso. Ma sua moglie se non porta la... Ma non porta nulla, mia moglie. Io dicevo... Ma è lei che fa così? Ma io dicevo per farle vedere la grandezza. Diciamo una melanzana, va? Ah, ecco, una melanzana. Lo dica prima. Ah. Le melanzane sono benigne. Sì? Sì. Ma lei se ne intende? Ma come no? Che, dottore? No. Ah, c'ho un cugino che c'ha un negozio di ortolano, sa, mezzo ai peperoni, melanzane. Che c'entra l'ortolano? Che c'entrano i peperoni? Oh, santa pazienza, scusi tanto, ma io non le ho detto che portano la melanzana. È per dimostrare la grandezza. Come una melanzana. È dura. Piuttosto dura. È dura. Dura. No, ma lei sta benissimo, io. Per carità. Una brughetta e passa tutto. Ma che c'entro io? La melanzana ce l'ha mia moglie, mica ce l'ho io, scusi tanto. Ancora non ha capito che parliamo di mia moglie. No, è toccata a lei la malattia, purtroppo.
Quasi mi dispiace. Dispiace anche. Senti, se toccava lei era meglio. Come sarebbe meglio? Era meglio se toccava lei. Come sarebbe a dire a me? È uomo più forte. Ah, beh, questo sì. Forza, non faccia caso, lo dico per tenerlo su. È molto giù. Senta, e lei per quale ragione sta qui? E lei vuole per gli affari miei. Scusi, io le ho fatto le mie confidenze, mi permettevo una domanda. Se non me lo vuol dire, non me lo dica. Se è una domanda, sì. È una domanda. È lecita? È più lecita di questo, scusi. Dico, lei è qui per conto suo o per conto di te? Conto mio, conto suo proprio, sì, perché c'ho... Mi dispiace, che c'è? Che? C'è un fragolone. Fragolone? Sotto la mammella. Ah. Vuol vedere? No, no. Tocchi. No, no, ci credeva. Vedi la no, ma mi fa senso. Carino. Sì, ma che c'entra? Lei si diverte. No, ma che diverte? Sì, stava parlando. Lo diceva che non è un fragolone. Che cos'è? È un pateracchio, va bene? Ah, un pateracchio, tanto che... Ma no, no, non posso... Dai, tacco, no, scusi, mi fa senso. Ma guarda che tipo, la fa senza il pateracchio. Mi fa senso. E il fragolone, vabbè, io ci passo sopra. Ma il pateracchio no, ha capito? Se mi faccia il piacere, se ne vada. Lo faccia lei, piacere. Quando fa un esce di buon mattina e incontro un tipo come questo... Aspetta, aspetta.